Terra Santa, capitale del giornalismo e dell'editoria. La targa del Consiglio regionale al regista Alessandro Sarti. A Forcoli, in provincia di Pisa, torna la mostra Mercato del Tartufo. Debutta a Certaldo la prima edizione del Festival della Sostenibilità. È in corso questo fine settimana a Pietrasanta Libropolis, il festival di giornalismo ed editoria, giunto alla sua 7ª edizione, un appuntamento organizzato con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. Sono davvero felice di poter ospitare qui in Consiglio regionale un'iniziativa che abbiamo deciso di sostenere tutti insieme nell'ufficio di presidenza, all'interno di questo percorso che abbiamo voluto dedicare alla valorizzazione della lettura, alla valorizzazione del libro. Investire in cultura, investire in lettura vuol dire investire in libertà. In un tempo complesso come questo abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, mandando un messaggio soprattutto alle generazioni più giovani. Leggere fa bene. Leggere tanto vuol dire avere posizioni, riuscire ad avere posizioni critiche anche più differenti. Noi abbiamo questo compito come istituzioni, quello di ricostruire una cultura civica, una attenzione all'altro, perché il mondo va visto sempre attraverso lenti differenti e poi ognuno criticamente sceglie qual è la parte giusta della storia da cui stare. Il contributo del Consiglio regionale è stato finanziato con le risorse messe in campo per la promozione della lettura, grazie alle misure previste dalla legge regionale 4 del 2023. Abbiamo fatto questa scelta perché sicuramente nell'era del digitale, nell'era di internet, è giusto confrontarsi con i nuovi modi di comunicazione, ma noi pensiamo comunque che il fascino del libro, il fascino dell'editore, il fascino di prendere in mano questa cosa di carta e leggerla comunque continui a prevalere e anche se può sembrare una visione romantica debba avere spazio. Ed è giusto che le istituzioni come il Consiglio regionale dedichino una parte delle proprie risorse a appunto questi tipi di festival, questi tipi di momenti appunto che esaltano e mettono al centro ancora il libro. La 7ª edizione, intitolata Infedeli alla linea, si tiene nel chiostro di Sant'Agostino, vanta la partecipazione di 25 editori e 40 ospiti e ripropone alcuni format classici del festival. Siamo molto contenti perché anche quest'anno siamo riusciti a confermare i format che rappresentano un po' la cifra stilistica del festival e quindi avremo due processi, un processo alla femmina dopo che nel 2022 abbiamo processato il maschio, che tra l'altro è uscito miseramente soccombente dal processo. Ci sarà un processo a ChatGPT dove un filosofo, Paolo Ercolani dell'Università di Urbino, intervisterà l'intelligenza artificiale, quindi avremo questo confronto tra un filosofo e la macchina. L'uno contro tutti, un evento totalmente disintermediato dove non c'è un moderatore a porre le domande ma è il pubblico che intervista direttamente l'ospite. Avremo un bellissimo dibattito, noi lo chiamiamo duello, tra Marcello Veneziani e Luca Ricolfi su conservatorismo e progressismo, che sembra la nuova linea di frattura degli schieramenti politici. Diversi eventi sulla guerra in Ucraina, quindi c'è un programma molto vasto, con un certo spazio anche dedicato alla narrativa. Un apprezzamento al lavoro di regista e all'amore che attraverso il cinema dimostra la Toscana. È per queste motivazioni che il Consiglio regionale ha assegnato una targa ad Alessandro Sarti, reduce quest'anno dal successo con il film Che bella storia la vita e autore nel 2021 di Quel genio del mio amico, una pellicola dedicata alla figura di Leonardo da Vinci. Arte, storia, cultura, tradizioni, sostenibilità e per questo, per queste ragioni, per il suo amore per la Toscana, per la sua capacità di saper raccontare chi eravamo ma anche attualizzarlo al presente a partire dal suo ultimo film su un grande toscano, uno dei più grandi, Leonardo da Vinci, abbiamo deciso oggi di conferire una targa, un riconoscimento ad Alessandro Sarti per il suo lavoro di regista e per il suo amore per la Toscana.
Tra le motivazioni del riconoscimento anche l'impegno nel sociale del regista. Devo dire che noi consegnando questo premio abbiamo voluto sottolineare però anche un aspetto della biografia di Alessandro Sarti che lo vede attivissimo nei confronti delle popolazioni del mondo che hanno più bisogno e si è dedicato in particolar modo a Cure to Children e alle popolazioni del Sahrawi. Quindi il lavoro di un creativo, di un artista che però ha trovato spazio nel suo cuore e nella sua mente anche per tutti coloro che hanno bisogno di un'attenzione in più e questo gli fa onore. Una targa che premia l'intero percorso cinematografico di Sarti. Sono felicissimo di ricevere questo premio, un premio del Presidente del Consiglio regionale, ma anche del Consiglio stesso e quindi... Come dire, ha un valore assoluto per tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ovviamente si virgolettano le radici e le origini di un lavoro per quella che c'è scritto sulla targa, per la settima arte, per il cinema, con un occhio di attenzione per questa regione straordinaria, la Toscana. Apparteniamo a una realtà straordinaria, la storia ce lo insegna e a noi spetta anche il compito di valorizzare questa storia e le sue bellezze attraverso una delle cose più belle, il cinema in questo caso. Significa cercare di far vedere le ragioni della bellezza di questa Toscana, che non nasce ieri e per sbaglio, ma nasce attraverso i tanti personaggi e le tante realtà che hanno cercato di valorizzare questa straordinaria regione e a noi spetta il compito anche di portarla in giro per il mondo, per le bellezze, per le peculiarità, per tutte quelle cose che ci fanno sentire orgogliosi di essere veramente toscani. Una cerimonia che ha lasciato spazio anche a qualche momento di ironia. Il Sarti come regista gli ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molte volte lui si metteva, invece di stare dietro la cinepresa si metteva davanti le prime volte, no? Io guarda davanti, ci devo stare io, se tu devi stare di dietro. E allora piano piano gli ha imparato e devo dire che gli è diventato un ottimo regista, veramente. Grazie. Appuntamento da non perdere per gli amanti del tartufo questo fine settimana a Palaia, in provincia di Pisa. Negli spazi del Centro Nuova Primavera si tiene infatti la 37esima edizione della mostra Mercato del Tartufo di Forcoli. Il tartufo è uno degli ambasciatori della Toscana nel mondo. E il compito nostro è di aprire sempre le porte per farlo conoscere di più e costruire le condizioni perché sempre più turisti possano venire a saporare quanta bontà c'è in questo prodotto, che è un segno distintivo della nostra regione. Quest'anno il Tartufo d'Oro verrà assegnato a una giocatrice importante della nostra nazionale di pallavolo, nata non distante da Forcoli, Federica Squarcini, e anche questo dà il senso di come il territorio si tiene insieme, di come le eccellenze del nostro territorio si tengono insieme. Un appuntamento enogastronomico che è anche occasione di promozione turistica del territorio. Sì, la mostra Mercato del Tartufo di Forcoli inaugura le grandi manifestazioni che riguardano appunto il tartufo nel territorio pisano, un territorio, quello del comune di Palaia, che è inserito nel cuore, nel centro di una delle zone geografiche più vocate alla produzione del tartufo e soprattutto del tartufo bianco, la specie più pregiata, un territorio di particolare bellezza, ambientalmente incontaminato, paesaggisticamente molto suggestivo, per cui manifestazioni come queste fanno bene e soprattutto sono uno strumento altrettanto formidabile per promuovere un territorio bello, suggestivo, anche sotto il profilo turistico. Ma le iniziative dedicate al tartufo non si esauriranno nel giro del fine settimana. Sabato e domenica sarà nel centro della Nuova Primavera a Forcoli, dopo si sposterà nei ristoranti della zona con cene a tema, sempre sull'argomento ovviamente tartufo, dove ci saranno cuochi e libri sull'argomento.
Per noi è importante perché è cultura proprio nel nostro territorio, da sempre terra tartufigena. Quest'anno abbiamo in più anche il gemellaggio con la nostra città Pierver della Provenza, che verranno a farci visita proprio in questi giorni. Una manifestazione nata nel lontano 1986 che si è consolidata nel tempo grazie al lavoro di tanti volontari. È una manifestazione che è fatta dall'Associazione Nuova Primavera, un'associazione di volontariato che si organizza per lo sport e per l'intrattenimento dei ragazzi. Noi abbiamo più di 200 ragazzi che fanno attività nelle nostre strutture e questa festa è il modo per finanziarci e per tirare avanti durante tutto l'anno. Una 3 giorni dedicata alla sostenibilità con un programma ricco di conferenze, incontri, concerti e spettacoli. È la formula della prima edizione di Domani e Ora, Festival della Sostenibilità e delle Abilità, in corso fino a domenica 8 ottobre nella splendida cornice di Certaldo. Ci confronteremo sui temi del presente, perché se vogliamo lasciare ai nostri figli, alle nostre figlie un futuro migliore, dobbiamo scriverlo oggi. Esattamente in questa direzione va il nostro progetto Toscana 2050, perché o la politica ha l'ambizione di porsi le domande del futuro e dare le risposte oggi, non avendo la sfera di cristallo e sapendo cosa succederà, ma capendo qual è la strada da perseguire, oppure non svolge il compito, il ruolo per cui è stata chiamata. E ancora di più questo l'Assemblea Legislativa. Un appuntamento che parla di grandi temi coinvolgendo tutta la comunità locale. È un nuovo contenitore culturale che parla del domani pensando che debba essere ora, nel senso che parla di sostenibilità e di abilità, quando per sostenibilità è intesa come sostenibilità ambientale ma come sostenibilità sociale. Abbiamo creato un contenitore che include tutta la comunità, tante associazioni del territorio, le nostre scuole, le generazioni più giovani, con tanti laboratori, tanti incontri, tante attività, tanti spettacoli, in maniera tale che si possa cominciare a lavorare come comunità, ma aperti a tutti quelli che vorranno venire da fuori su queste grandi tematiche. Un festival organizzato da un'associazione a vocazione culturale determinata a raccogliere la sfida della sostenibilità. Il titolo che abbiamo dato, Domani e Ora, appunto significa che dobbiamo adesso impegnare le nostre energie, le nostre risorse, e noi che siamo un'associazione più culturale che ambientale, si sta sempre di più impegnando per far sì che la comunità certaldese, e non soltanto certaldese, sia alimentata anche con progetti come quello che stiamo organizzando, proprio perché riteniamo che la cultura sia fondamentale per far crescere anche questa maggiore consapevolezza cittadina. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette delle sedute consultando i link alla pagina www.consiglio.regione.toscana.it.